E ci spostiamo adesso nel capoluogo, ultima decisione dell'amministrazione comunale di Campobasso di soprassedere per 3 mesi allo spostamento dei commercianti del mercato coperto. Non inficia la proposta dei consiglieri del Partito Democratico e della sinistra che ritengono debbano invece restare nel quartiere anche durante i lavori. Andiamo a vedere. La mozione presentata dai consiglieri comunali del Partito Democratico e della Sinistra relativa allo spostamento per il tempo dei lavori di rifacimento dello stabile dei commercianti del mercato coperto di Campobasso ha spinto l'amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Gravina, alla decisione di prorogare di 3 mesi la loro presenza nella struttura. Una decisione che comunque non annulla la proposta dei consiglieri di opposizione che hanno proposto la mozione, i quali ritengono che bisogna trovare una soluzione affinché i commercianti possano rimanere nel quartiere per tutta la durata del cantiere e non certo dar loro una sorta di contentino temporaneo e ugualmente deleterio. Resta perciò ancora attuale la loro proposta, spiegata al meglio dal consigliere Giose Trivisonno. Per quanto riguarda il commercio, io ne vado orgoglioso perché noi abbiamo provato negli anni passati, spero ve lo ricorderete, anche a fare delle feste nel mercato coperto. E parlo del mercato coperto che è bellissimo. Sappiamo le difficoltà che ha Campobasso, non è un grande centro commerciale, centro inteso come città, una grande città commerciale, ma il mercato deve essere il cuore del centro storico. Noi ci abbiamo puntato già negli anni passati, abbiamo organizzato alcuni eventi importanti, penso ad Agrifest, ma ce ne sono stati altri, rimettendolo al centro. Ma soprattutto abbiamo trovato 18 milioni di euro da spendere per il bando periferie e 18 milioni di euro di cantieri in questa città. È una cosa molto buona, ma bisogna stare attenti ai dettagli, perché se per fare quel cantiere noi spostiamo tutte le attività, e parlo di vendita del pesce, vendita di frutta e verdura, altro che chilometro zero, qua siamo a centimetri zero, anche qualche, diciamo, attività di vendita di carne, se noi per fare i lavori non sappiamo quando dureranno questo cantiere, spostiamo queste attività in un altro quartiere, spostiamo attività di quartiere in un altro quartiere, le facciamo morire. Avremmo fatto il contenitore, ma non avremmo più il contenuto, non avremmo più gli esercenti, perché la gente si disabitua e allora chiediamo anche lì proposta concreta, veloce, punto, provvisorio, sempre in zona mercato coperto, finché non finiscano i lavori.